Una relazione finirà sul tavolo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per chiarire i termini della cancellazione da parte di Valbelluna Emergenza dell'iniziativa Terremoto Io Non Rischio. A stilarla sarà proprio il sodalizio guidato da David Fontana, che ieri aveva annunciato l'annullamento della manifestazione nella sola piazza di Belluno per problemi interni all'associazione di volontariato. Secondo programma, in Piazza dei Martiri, i volontari di Valbelluna Emergenza avrebbero dovuto occuparsi dell'informazione generale per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione del rischio sismico, proporre giochi per i più piccoli e interviste agli adulti per testare il loro livello di informazione di base. Così non è stato e dopo un chiarimento fra il responsabile del gruppo comunale e il presidente di Valbelluna Emergenza, stamani in centro a disposizione dei cittadini un solo gazebo per dare ai bellunesi nozioni pratiche utili in caso di terremoto. Stava guardando, controllava quali sono le aree. Sì. Le ho trovate? Sì, direi di sì, è molto utile. Perlomeno so dove andare. L'immediato, visto che il terremoto dura diciamo pochi secondi, è trovare una situazione di sicurezza. Vuoi il campo, l'orto, ovunque sotto una trave importante. Ecco, però l'esempio che io faccio è sempre quello della fermata dell'autobus, per esempio. Cioè, supponiamo una grande via molto trafficata con molti accessi. Ecco, l'autobus non si ferma a ogni traversa. Similmente, cosa sono le aree di attesa? Le aree di attesa sono quelle aree dove la gente sa che, passata la prima emergenza, sa che se si trova in questa area che è già predefinita, troverà i primi soccorsi, le prime informazioni. Nel comune di Belluno sono state individuate 44 aree di accoglienza, dal Nevegalla alle pendici del Serva alla Valbelluna, che possono essere comodamente visualizzate anche da casa collegandosi al sito del comune di Belluno seguendo il link diretto, dove è anche possibile testare le proprie conoscenze individuali in caso di terremoto.